L'autonomia differenziata, lo spacca Italia, come lo hanno ribattezzato le opposizioni, preoccupa i sindaci calabresi. Non siamo stati ascoltati, denunciano. Oggi è la presidente dell'ANCI, da tempo in campo contro il DDL Calderoli oggi legge, ad annunciare la mobilitazione. Da presidente ANCI avevo intercettato quelle che erano le perplessità, i dubbi, ma soprattutto le paure e le incertezze dei colleghi sindaci. E per questo ci siamo rivolti alle prefetture, perché si facesse un controllo sul testo da approvare, che è stato approvato però senza tener conto di quello che noi chiedevamo, che è la definizione dei LEP e soprattutto la copertura finanziaria dei LEP. Su questo tema, che a tutela dei nostri territori, non ci fermeremo, ritorneremo dai prefetti, perché è necessario ed è importante capire che non è una battaglia politica ma soprattutto un interesse dei territori, essendo l'ANCI l'associazione che mette insieme tutti i sindaci e tutti i comuni, quindi qualunque sia l'appartenenza politica. Sull'autonomia differenziata, i distinguo in Calabria riguardano anche la Lega. Il presidente del Consiglio regionale ne fa una questione di metodo. Si è approvata, no? In un modo troppo veloce. Noi in Consiglio regionale ci eravamo già determinati, non dico nulla di nuovo, c'è diciamo carta canta, no? C'è un documento approvato in Consiglio regionale che dice: va bene l'autonomia differenziata, è un'opportunità per la Calabria e per il Sud, dobbiamo stare attenti alle materie dove non sono previsti i finanziamenti e la determinazione dei LEP. Era questo che noi volevamo che prima della richiesta di autonomia su alcune materie per le quali non sono previsti i LEP, tipo il commercio con l'estero, tipo la protezione civile, una parte della sanità, una parte dell'istruzione, fosse fatto uno studio adeguato per capire la ricaduta sui nostri territori. Mancuso prende le distanze anche dall'Aloizio, che alla Camera ha sventolato il vessillo della Calabria. Io non mi ritrovo in quella bandiera come se fosse il risultato migliore che la Calabria si aspettasse. Il risultato che la Calabria si aspetta è avere posti di lavoro, che i nostri figli rimangano qui, avere decisioni in Parlamento che portino a questo, non ad un'autonomia differenziata che ancora non sappiamo bene quale sarà la ricaduta effettiva sul nostro territorio.